Dopo la conquista del titolo da parte di Federico Sandre, la categoria Academy torna in pista ad Adria per l'atto finale della Champion Kart 2015. Archiviato il discorso relativo al campionato, sono molti i piloti decisi a voler chiudere la stagione con un risultato di prestigio su un tracciato difficile ed impegnativo come quello rodigino. Nelle qualifiche a prime gare Gianluigi Palego, il quale precede con un margine di soli 56 millesimi Nicolò Genisi, mentre a dividersi la seconda fila si piazzano Giovanni Zarpellon e Kaspas Vasklis. Qualche problema tecnico frena invece Federico Sandre, costretto a partire dal fondo della griglia. Al via di gara 1 Palego mantiene il comando, mentre Francesco Cunsolo è autore dalla sesta piazza di uno spunto straordinario che gli consente di conquistare la seconda posizione davanti a Genisi e Giovanni Zarpellon. Subito dalle retrovie Sandre è autore di una grande rimonta che gli consente di portarsi rapidamente a ridosso delle prime posizioni. Davanti intanto Palego costruisce giro dopo giro un buon margine di vantaggio sugli inseguitori, con Cunsolo che tiene a bada nell'ordine Genisi e Luigi Zarpellon. Nel corso dell'ottavo passaggio Genisi sferra l'attacco nei confronti di Cunsolo con Luigi Zarpellon e Sandre che ne approfittano per ricucire il gap. Il leader del campionato è la meglio anche nei confronti del numero 46, mentre poco più dietro Giovanni Zarpellon scavalca Vasquez per la sesta posizione. Con Palego in fuga solitaria, alle sue spalle sono Cunsolo e Genisi a darsi battaglia, con il numero 65 che scavalca il rivale dopo essersi visto esporre la bandiera bianconera da parte della direzione gara. Le fasi conclusive vedono Luigi Zarpellon costretto a cedere la posizione prima al fratello Giovanni e poi anche al lituano Vasquez, mentre Palego completa la sua cavalcata transitando sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di 5 secondi nei confronti del terzetto formato da Cunsolo, Sandre e Genisi, con quest'ultimo che viene scavalcato in extremis dal proprio avversario. Cunsolo viene penalizzato di 3 secondi dai commissari, consentendo a Genisi di agguantare così il terzo posto, potendosi consolare, seppur in maniera parziale, con la conquista del giro veloce in gara. La seconda manche vede Palego scattare bene dalla pole position, ma alle sue spalle Genisi è subito scatenato, tanto da soffiargli la testa della corsa con un sorpasso all'altezza della seconda curva. Due precedono Sandre, il quale alle proprie spalle vede un terzetto formato da Cunsolo e gemelli Zarpellon a darsi battaglia con ripetuti scambi di posizione. Poco più dietro Vasquez guadagna la settima piazza ai danni di Varini, il quale subisce anche un provvedimento da parte della direzione gara che gli infligge una penalità di 3 secondi sul tempo finale. Davanti si forma un terzetto composto da Genisi, Palego e Sandre, con Luigi Zarpellon poco più staccato che a sua volta precede un altro trio formato da Cunsolo, Giovanni Zarpellon e Vasquez. Il lituano sale in sesta piazza nel corso del nono giro, mentre nella tornata successiva Sandre ha la meglio nei confronti di Palego, lanciandosi all'inseguimento del leader Genisi. Mentre alle spalle del gruppo di testa in furia la battaglia per la quarta posizione, davanti Sandre le tenta tutte per scavalcare Genisi. L'attacco arriva nel corso del giro 17, ma proprio all'ultima tornata il pilota veneto riesce a rifarsi, prendendosi di forza la testa della gara e transitando per primo sotto la bandiera a scacchi, con un margine di soli 2 decimi su Sandre e 6 decimi su Palego, in un'emozionante finale in volata. Ai piedi del podio giunge Luigi Zarpellon, il quale precede al photo finish Cunsolo, quindi più staccati Vasquez, Buruam Dogarra e Giovanni Zarpellon, con De Amicis e Varini a chiudere la top 10 davanti ad Aurelia Viceconte e Samuele Di Filippo. È iniziata molto bene, in qualifica sono riuscito a fare la pole. In gara 1 comunque ho avuto la possibilità di scappare dal gruppo dietro che stava battagliando e sono riuscito a vincere. E gara 2 abbiamo avuto un piccolo problema con la corona,
e quindi abbiamo perso un po' di allungo, ma comunque sono molto felice perché siamo riusciti ad arrivare terzi comunque con un distacco dal quarto di più di 10 secondi, e eravamo in tre, quindi in mezzo secondo, e quindi diciamo che è stata una giornata molto positiva, anche perché sono dovuto partire da zero, perché diciamo che io non corro più da Parolin. L'ultima volta che avevo corso è stato 5-6 mesi fa, ho fatto qualche test ad Adria d'inverno, una gara a Jesolo, sono tornato, partito da zero e sono arrivato a questo punto. Auguro al mio team che continui a migliorare, e lo ringrazio per avermi aiutato tutto questo weekend. Ciao! Nella gara 1 sono partito ultimo praticamente per un problema in qualifica, e sono riuscito a partire bene, sono sfilato settimo, sesto, e sono arrivato terzo, però poi per una penalità al mio compagno di team Cunsolo sono passato secondo, e poi nella gara 2 sono partito male, sono sfilato quinto, però alla fine sono riuscito a passare terzo e a lottare per tutta la gara con Palego e con Nick. E poi una volta che ho passato Palego sono stato dietro a Nick per tutta la gara studiando dove poterlo passare, e poi nel penultimo giro ci ho provato, però ce n'aveva troppo di più lui, e quindi sono arrivato secondo. Sì, è risultato molto positivo, devo ringraziare tutto il mio team che mi ha sostenuto durante questo weekend nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto durante le libere e così. Ma sono molto felice, finalmente oggi siamo riusciti a fare una bella gara molto combattuta. Sono molto contento, spero di fare molto bene anche l'anno prossimo. E spero di fare sempre il meglio possibile, ci sono tanti avversari forti che danno filo da torcere. Ciao a tutti! Allora, in gara 1 sono partito in seconda posizione, ma dopo il via sono passato quinto perché ho avuto, partendo dall'esterno si perde qualche posizione. Poi sono riuscito a recuperare il secondo, l'ho sorpassato, ma poi mi ha risorpassato. All'ultima curva poi mi sono fatto fregare da Fede e quindi sono arrivato quarto. Per il contatto avuto con dato che Cunsolo abbiamo avuto un contatto, gli hanno inflitto una penalità di 3 secondi e quindi sono riuscito a qualificarmi terzo per la gara 2. In gara 2, partendo terzo, sono stato fortunato e quindi al via sono passato subito primo e ho fatto tutta la gara in testa con Fede e Gian che mi tartassavano dietro e continuavano a starmi dietro. Poi alla fine Fede ha cercato di sorpassare, l'ho risorpassato e sono riuscito a vincere. E questo 2015 è stato un po' complicato per problemi personali, quindi non sono riuscito a fare tutte le gare anche perché avevo l'esame di terza media, quindi il campionato non è andato benissimo, però sono contento per questa vittoria. 2016 spero di vincere più gare possibili, dare il 100%, e infine volevo ringraziare la mia famiglia e il team NGM per il materiale che mi hanno